Buonasera, buonasera, buona aia, buonasera, finalmente, intanto come sempre, un saluto a YouTube del futuro, un saluto a Twitch ora, un saluto al Nemesis, finalmente si riparte con quelle che sono le live pomeridiane, mancavano da un po', Resident Evil 3, la Evil Saga e... Si potrebbe anche chiudere in base a dove si è arrivati, non lo so, è da capire, adesso vediamo. Allora. Frattempo, ok. Qua dovrebbe essere tutto ok a livello di... Allora. Ci siamo. Sì, e come sempre ringrazio, un saluto anche a Carlos, giustamente. Come sempre ringrazio chi entra in live, chi decide di rincotonirsi e quindi seguire, chi recupera tutto, a parte in questo caso su YouTube, anche spezzettando poi la visione. Capisco che può essere complesso seguire per intero tutta sta follia e basta. Ringrazio un po' tutti. Ringrazio anche la Dezon che un attimino sistemiamo perché se no capite che. Ok. E questo ecco. Continuiamo. Sti cazzi. Allora, l'obiettivo principale era quello di creare il detonatore. In questo caso. Oh, signor. L'ufficio si trova poco più avanti. Ricevuto. Ricevuto, d'accordo. L'ufficio si trova. Questo fatemelo un attimino spostare così, ok. Perché è bloccato? Porca puttana, Carlo, sì. Porca puttana, sì. Oh no. Qui è dove ci serve, effettivamente. Ah no. Vorrà dire che faremo un bel botto. No, ok, ce l'abbiamo, però dobbiamo trovare il Sera Cree, Sera, com'è? Ce l'abbiamo, però si deve trovare il detonators. D'accordo. Cap. Granata stordenze, ci sta. Stordenze, ci sta. Pianta verde. E... Cosa volevo dire? Niente, quindi niente, non volevo dire niente, va bene. Andiamo. Andiamo per co... Oh, cazzarola. Tu, morto, morto vero, morto finto? Ah, morto vero, morto finto. Faccio provare, sai. Madonna, ma il coltello non vale niente su Resident Evil 3. Porca merda. Va bene. Pistola. Niente? Morto? Via? D'accordo. Attenzione, che meraviglia. Al lavoro. Io come? Io ok. Fatta la mattina invece, quindi per ora siamo liberi. Chiave. E quindi niente, ecco. Ci siamo. L'importante è che ci siamo. Questo. Una chiave molto consumata. La chiave di che? Porta degli... Ah, della stanza degli armadietti. D'accordo, gli armadietti. Benissimo. Qui un'altra pianta verde. Qua c'è un altro che non saprei... In questo momento come aprire? Lei? Morto, morto, morto. Va bene. E questo, ecco. Stanza degli armadietti. Questo... Che cazzo... Ancora. Va bene. Giusto. Giusto così. Giusto così. Fa piacere. Fa piacere. Quindi, di nuovo su attenzione. Niente, Carlos, questa soddisfazione di stare sano non la può avere. Va bene. Torniamo sotto molto velocemente. Ok. Qua i ragazzi. Porca merda, mi sono cagato addosso. Bruttissima roba. No. Via. No, 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 no. Ok. E passiamo, passiamo. I leaker. Non si scherza con questi stronzi. Via.
Non mi ha danneggiato, vero? No, ok. Questa si può gettare nel vuoto. Minchia, quelli che ancora. DCM, quello del terzo piano, d'accordo. Porca merda! Che dobbiamo fare oggi? Ok, va bene, Carlos. Niente, oggi all'insegna degli infarti. Va bene così. Un'erbetta verde che, come sempre, usiamo. Sento un Mr. Charlie, eccolo qua. Allora, si possono aprire? Si possono aprire? Non saprei. Tentiamo. 101, no. 100, no. Sti cazzi, non questo. 104, yes. 105, no. 06, yes. Colpi dell'assalto, 107, no. 108, 9 e 09. Ok. Una granata. Va bene. Va bene così. Quindi abbiamo la batteria. Ah, la batteria! Giusto, combiniamo. E abbiamo il detonatore. Yes! Qua poi. Colpi d'assalto, ok. La granata, la granatella. Vieni da papà, stronza. E via. E il detonatore. Io mi Oh, shish, mi preparerei con la stordente, non si sa mai, per il leaker. Ma non sembra essere in zona. Ok. Va bene, risaliamo tranquilli. Allora, era DCM la combinazione, giusto? DCM? 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 Dentro c'è. Aia. Altri proiettili. Va benissimo. A sto punto noi scendiamo. La famo così. Mamma mia, quanto è scuro Resident Evil 3. Lo vedo anche qui in live che effettivamente va a scurire il tutto ancora di più. Ed è una tragedia. Vabbè. Carlos, sembra che qui non possa fare più niente. Ti raggiungo. Ti raggiungo. Va bene, allora adesso abbiamo il detonatore, piazza, attiva e scappa. Presto. Boom. Ok. Ci siamo? Oh merda. Arrivano i ragazzi qua. Fuori dalle palle, signori. Oh cazzo. Oh merda. Ok. A flotta arrivano. Ah! Che cazzo è stato? Ok. Va bene. Mierda! Merda, no! Esatto, mettetevi. Oh merda. Altri. Carlos! Bruttissima! Levati dalle palle! No! Non ho parole, vai via, fuori dai coglioni. Carlos, 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 tragedia è finita. No. Oh cazzo. Oh cazzo, cazzo, cazzo. Vai via, levati. Ma st'assalto spara coriandoli. Ma quanti cazzarola sono comunque? Ma porca merda, Carlos! Hai fatto qualcosa che non dovevi? Spray medico, può essere utile. Potrebbe essere utile. Magari non ora. Mia! No, 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 no! Cazzo! Cazzi! Vai di granata, molto velocemente! Carlos! Carlos! Che è morto? Non pare. Oh porca puttana!
Mamma mia. Potresti anche tipo morire, no? Giusto? Va bene, capito. Spray medico. Gran figlio della mignotta che sei. Ok. L'ha fatta complessa il ragazzo. Mi c'era una pianta verde qua. Va bene. Porca merda. Un avvio particolare. D'accordo. Movimentato. Guarda che bello. Bard. Oh, grazie a Dio. Grazie al cielo. Abbia provato a contattare qualcuno. Tranquillo, la tireremo fuori. Mi dica dove si trova. Sono intrappolato in un fottuto ospedale. Un fottuto ospedale. Potrebbe andare. Senti, quando quegli starsi, loro sapranno cosa fare. No, negativo. L'RPD è stato invaso. Allora inventati qualcosa. Stronzo. All'Umbrella sono impazziti. Ci vogliono tutti morti. Ah, brutta storia. Vaccino per mettere fine a tutto questo. Quindi o te ne stai lì con il cazzo in mano. Ah, modera il linguaggio, dottore. Ecco. Già lo adoro. Bravo, Tyrell. Hai detto giusto. Lo hai sentito? Non possiamo consegnarlo alla compagnia. È Mikhail il capo. Non siamo noi. Mikhail. Provo a trovare la posizione del dottore con il computer. Gran pezzo di merda. Ci vorrà un po'. Da un'occhiata in giro, vedi se trovi qualcosa di utile. Ok. Tipo questa granata stordente, qualcosa di utile. Oppure questa da aprire con il badge. Contiene colpi di assalto. D'accordo. Oh, si può buttare. Grande roba. Poi che abbiamo? Cosa teniamo qua? Cosa mi nascondono? Ah! Rapporto, sull'incidente alla villa. Questo strano incidente si è verificato in una villa di proprietà dell'Umbrella Corporation, tra i Monti Arkley. Il giorno 23 luglio la squadra Bravo degli Stars è stata inviata nei Monti Arkley per indagare su una serie di inspiegabili e brutali omicidi. Successivamente ogni contatto radio è stato interrotto. Il giorno 24 luglio è stata inviata la squadra Alfa per far luce sull'accaduto, ma è rimasta coinvolta negli eventi della proprietà situata nei dintorni. L'incidente si è concluso con la distruzione della villa, vi sono state numerose perdite, gli unici sopravvissuti sono stati 5 membri Stars. All'origine dell'incidente vi erano gli esperimenti illegali condotti in un laboratorio segreto dell'Umbrella situato nei sotterranei della struttura. Si presume che la causa di tutto sia stata la fuga del virus T impiegato negli esperimenti. Tuttavia ogni prova è andata completamente distrutta assieme alla villa. Di conseguenza è stato estremamente difficile proseguire con le indagini. Vabbè, è andata in merda in poche parole. Ok. È Jill, quella in prima fila. È Jill? Non la vedo. È Jill? Mi devo avvicinare perché... Sì, è Jill effettivamente. Sembra essere Jill. Sì, sì. È proprio Jill. Va bene. Abbiamo altro di utile? Pianta rossa che combinerei immediatamente con quella verde. Poi, uno spray medico, schifo non fa. La cassa oggetti, va bene, non serve in questo momento. Hai finito? No? Vabbè, d'accordo, via. Che succede? Deragliato. Aia. Sono feriti. Aia. Oh, merda. Aspetta, cosa? Jill. Jill, che succede? Jill, rispondi! Che succede, Carlos? Ti devo andare. E stamos en la mierda! So io a parte. Ti devo andare. Ore 4:43, ufficio degli Stars. Brutta storia. Brutta storia, amici. Galleria della metropolitana.
Aiuto. Ok. Eccoci. Torna in superficie. Sono l'unica sopravvissuta. A quanto pare. Andiamo. Allora. Gira, gira, gira. Gira la ruota. Ok. Allora. Ah, già sente la musichetta. Cazzos, rispondi. Non c'è segnale. Merda. Non sta segnal? Che abbiamo? Guida OBCS alle nuove armi. A tutti senza palle lì fuori. I senza palle. Lì fuori con i vostri pistolini da signorine. Abbiamo tirato fuori dal cilindro qualcosa che vi farà schizzare a 1000 livelli di testosterone. Le abbiamo chiamate mine di. Le abbiamo chiamate. Perché si chiamano scientifica. Proprio. Per antonomasia, mine di prossimità, però va bene. Queste piccole meraviglie sono state progettate dalla divisione ricerca e sviluppo dell'Umbrella e finirete con la marle di più di vostra moglie, ve lo garantisco. Sono rare da trovare, richiedono una certa abilità nell'utilizzo, ma vi assicuro che ne vale la pena. Andiamo a scoprire le caratteristiche di queste bellezze. Le mine di prossimità sono state progettate per essere compatibili con il lanciagranate in dotazione standard. Non provate a usarle come il vostro uccello cercando di infilarle dove non dovreste. Non si fa. Provate a spararle contro un muro a terra e rimarranno ben piantate lì al loro posto, non come il vostro uccello. Il sensore installato nelle mine le farà esplodere appena rileverà un nemico nel loro laggio di azione. D'accordo. Ricapitolando. Piazzatele lungo il percorso di un nemico e avrete delle perfette mine anti-uomo. Credetemi, vi saranno molto utili in caso di nemici di grandi dimensioni. Va bene. Mine di prossimità. D'accordo, amico. Queste sono altre mine di prossimità. Io mi chiedo, però, vale la pena portarle ora? Sì, perché se non mi ricordo male. Ma potrei ricordarmi molto male. Adesso. Intanto porto questa e questa. Così almeno siamo belli completi. Adesso c'è una parte, una situazione abbastanza crispy, ecco, per dirla pulita. Quindi vediamo. Allora, intanto qua che c'è? Nothing. Ok. Gente? Gente sì, altri? Solo lei? Non ci credo mai. Ok, non è vero, infatti. Ah, tutti quanti, perfetto. No, liscio, vai con lì. La signorina sta un attimino accelerando il passo, non mi piace. Ragazzo, ragazzo, ragazzo. No. Ula. Ok. D'accordo. Non siete mai morti, giusto? Ok, forse lui sì, ma lui. Beh, pure. Ok. Lei? Te pare. Balla, balla. Via, 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 via. Ok. Abbiamo imparato che la distanza dai nemici è tutto. Ok. Quindi. Qua ci siamo. Ah. Nella chiappa, niente, non dà segni di vita. Meglio. Allora. Mr. Charlie! Coltello? Ok, coltello. Poi. Porca merda! Abbiamo compagnia. Ah, potresti anche cadere più o meno. Stenda? Non facciamo domande? Facciamo che non si fanno domande. Via, va bene. Ma cosa sto guardando? Che cosa sto guardando? Cosa sto guardando? Che cosa sto guardando? Va bene. Mi hanno fatto un grandissimo piacere perché mi hanno liberato la strada. Bastardo è ancora vivo. Non posso stare qui.
Va bene, va bene. D'accordo. Non abbiamo visto nulla. Ah, qui abbiamo colpi di pistola. E questi fanno più che bene. Poi. Potrebbe esserci parecchia roba qui. Interessante. Però c'è buio. Allora. Ah, cassa. Un altro. Tutti in fila li troviamo. Il Mr. Charles. Ah, pianta rossa. Va bene. Potevo portarmi un'altra cura, effettivamente. Braccino corto sulle cure. Lo ammetto. Qua che abbiamo? Niente. C'è un'altra panchina. E una nota. Piano, piano. Volantino della torre dell'orologio. Torre dell'orologio di St. Michael. La torre dell'orologio di St. Michael è un edificio in stile barocco situato nel cuore di Raccoon City. Con il tempo divenne il simbolo della città, della quale viene era. Della quale viene ora considerata una parte integrante. La torre fu eretta nel 1908 dalla chiesa di St. Michael, grazie anche al contributo di numerosi filantropi. Essa venne dedicata a tutti i nuovi nati della città e il suo pian terreno ospitò per molti anni una scuola elementare. Agli inizi del XX secolo la città raggiunse il suo periodo di massimo sviluppo, grazie anche alla completa elettrificazione. La scuola arrivò a contare oltre 600 studenti. Sfortunatamente, la scuola elementare di St. Michael venne chiusa nel 1978 a causa dell'ormai insostenibile deterioramento dell'edificio. L'orologio fu fermato e venne limitato. L'orologio. La torre dell'orologio, per caso? Vabbè. Venne limitato l'accesso alla torre e alle zone limitrofe. A causa di queste restrizioni, prolungatesi per molti anni, la piazza tanto amata dai cittadini divenne presto deserta. Ma nel 1990 l'Umbrella Corporation lavorò assieme al sindaco Michael Warren e ristrutturò l'intera area, che ben presto venne riaperta al pubblico. La Torre dell'Orologio fu riaperta nel 1993 e da allora il possente suono delle sue grandi campane può essere nuovamente udita in tutta Raccoon City. Ok, va bene. Direi che ci possiamo muovere. Bah. Oh no. Holy Scheisen. Eccolo. Non sa neanche nuotare. Non sa neanche nuotare. Ma Jill, Rose, rispondi. ma una fetta di Che cazzi tua. succede? Non ce l'abbiamo fatta. Abbiamo deragliato. Ci sono feriti. Sono tutti morti. Mikael, tutti quanti. Tutti qua, tutti. Merda. Merda, sì. Aspetta, È stato Nikolai a tradirci. cosa? Ma che cazzo? Ma che cazzo? Ecco. Eh sì. Oh, scazzi. Via, Jill! Oh no! Corri! Madonna, che corsa finta! Va bene. Oh no, Phoenix! Bug meraviglioso di dove trovarli. Effettivamente, una cosa abbastanza simpatica è stata. Qua nel frattempo. Eccoci! Eccoci! Brutta situazione questa. Brutta, brutta. Ok, hanno i due. Oh, io direi. Esatto. Adesso basta! Il piano era dell'adesso basta di mettere però. Le mine magari. Carica ste cose. Ok. Ok. Ti piacciono, vero figlio della merda? Carica ste robe. Va bene. Va bene. Ok. Liscio. Ma le sta sentendo per caso? Io mi auguro di sì. Va bene.
Cazzarola! Ma non l'ha schivata, per favore, Jill! Jill! Schiva! Oh no! Aia! Alzati e cammina. Pericolo, bene. Puoi correre, Jill, cortesemente. Abbiamo un'erba verde, questa può anche andare. Combiniamo. Non sta andando benissimo, eh. Forse avrei dovuto portare anche il pompa, effettivamente. Ula. Che è? Tutto a posto? Via. Si è incazzato. Munizioni incendiarie pure. Oh, cazzarola. Impazzito quest'uomo. Ma mi dici che devo sparare? Ok. Preparati a fare un bel. Andiamo di lanciagranate? Non ci arrivano, che sfiga! Porca merda, mi ha distrutto. Dovevo andare in maniera diversa. Vabbè. Rosso, attenzione, pericolo, meraviglia. Ok, non è che ci sono altre risorse? Beh, sì, in effetti sì. Cazzo! Ho fatto una schivata? Nemmeno me la sono data, senza guardare... Questa non era una schivata, d'accordo. Hai rotto il cazzo, lo sai? Hola. Come ti dovrei sparare, scusami? È veloce il bastardo, sì, sono d'accordo. Potrei piazzare... Ci ho pensato ora, le mine di prossimità. Che stronzo. Del tipo così, no? Ok. Ora ti ammazzo. Ma ora quando esattamente? Io vorrei evitare di usare... Oh, cazzo. Ok. Va bene, che riparti? È ripartito. No. In qualche modo, Jill. Grande. Bella capocchia. Ok. Ma che, ma senti qualcosa oppure... È tutto uno scherzo. Oh, pazzito. Ma magari... incendiarie. Il cazzo allora. No, che brutta cosa. Vabbè. Allora, che abbiamo qua? Di prossimità, d'accordo. Dov'è? Oh no. Merda. Ok. Va bene. Tiriamole così allora, dai. Ancora vivo? Ti sei rotto il cazzo per caso? Grande. Bella. Il problema è un altro. Io ho finito i colpi. Ma che devi fare? E non ho colpi? Non ho colpi. Non ho colpi. Ho finito i bullets. Finiti i bullets. Avrei dovuto portare il pompa. Non c'è altro? Ma io ora esattamente cosa dovrei fare? Avendo fatto questo errore madornale. Accoltellate? Ah, merda. Accoltellate, ma davvero? Non penso. Ma porca puttana.
Sono morto. Vero? Che merda. Aspettate un attimo. Ma se io dovessi tipo far continua. Adesso basta. Ah no, mi fai ripartire da qua. Bene. Ok. E domanda. Mi fai ripartire da qua. Ok. Porca Eva, Jill. Jill. Schiviamo. Ok. Ok. Jill non schiva. Jill non ha intenzione di schivare. D'accordo, mi fa piacere. Non ci posso credere. Oh, che boss di merda. D'accordo. Vai. E ora t'ammazzo. Quando, Jill, però? Ok. Sa che conveniva effettivamente il pompa a sto punto. Ripartito? È ripartito? Sembrerebbe di sì. Ok. Ahia, non aver portato il pompa è stato un errore. Che cazzo guardi? Ollo. E andiamo di pistola ora. Ok. No! Mamma mia. Non vedo. Ok. Che fa? Che stai a fa? Ah, è impazzito di nuovo. Vabbè. Tanto prendo la robetta. Mi preparo perché penso che stia per fare la schifezza. Oh no. È un attimo. Cazzo. Combina, muoviti. D'accordo. Dov'è? Ok. Vai. Ma devo sparare qua? Non ricordo. Ma potresti più o meno morire ad un certo punto comunque. Ma vaffanculo. Vabbè, risparmiare i colpi del pompa per dopo non è una cosa negativa, eh. Però vorrei arrivare a ucciderlo. No, comunque a batterlo ora. Cioè, almeno questo. Dai! Muoviti! Ok. Ah, ti sei fermato? Non è vero, non si è fermato. Mi ha preso leggermente per il chorizo. Aia. Dai. Ma non muori mai? Vabbè. No, si è incazzato. Sembra essersi incazzato. Ok. Che bella merda. Che bella minchiata. Ma ineluttabile. Fai tutta la tua danza macabra. Va bene. Che ti fermi lì? Quanto pare sì. Bello. 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 Ok. No, non ci credo. Non ci arrivo. Che palle. Che palle davvero. Sì.
Sappi che hai rotto il cazzo adesso. Sappi che hai rotto le palle. Ok. Ma qualcosa non quadra? No, perché... Cioè... Devo fermarla in qualche modo. Ma in qualche modo, ma qua, ho capito. Tutto l'armamento addosso, gli stiamo cacciando. Cioè... Qualche modo, quale qualche modo? Avanti bastardo! Avanti bastardo! Scusami, eh. Vabbè. Sì, col coltello. Cosa? Jill! Hai rotto il cazzo adesso? Ma Cioè, mi sono softlockato? Poche parole. Devo ricaricare il file di prima? Ma davvero? Ma la vedo... La vedo una roba un po'... Un po' così... signore, a quanto pare mi sono softlockato. Vediamo. Ok, d'accordo. Accoltellato lo devo prendere. D'accordo. Io non credo sia troppo lontano dal morire. Il problema è morire. Cioè, il problema è quello. Ok. Non doveva essere una challenge questa roba. Ma l'è diventata. Va bene. Va benissimo, dai. Sono abbastanza perplesso. Ma scusa, c'è altro? È rosso ancora, quindi potrebbe esserci qualche risorsa qua e là. Ma qua e là dove? Dimmi, stai per rompere le palle? Ok. Va bene, fai come ti pare. Ok. Sul culo! Coltellate! Uè! Grande! Ok. Vabbè, il trucco è andargli nell'ano, praticamente. Ok. E se schivi però non abbiamo fatto niente. Vabbè. Di nuovo. Mamma mia, che porcheria. Vabbè. Ah! Mine di prossimità. Non ci arrivo a caricarle, beh. Dov'è? Porca merda, non ho parole. No. Per favore, muori. Non uso l'ultima perché voglio vedere quando... Per quando fa la robetta. Oh no. Ma davvero? Ok. È ora piena, effettivamente. È ora completamente esplorata la piazza, però. Sai che è ripartito? Io andrei con questo e poi si ricarica il file, perché... Ok. Ok.
Se riusciamo a farlo così, il lato positivo è che abbiamo una quantità di fucili per il pompa impressionante. Però speriamo di farla così. Ecco qua, abbiamo fuckappato tutto, bene. Finita. Finita. È finita. Vabbè. Inspiegabile. Nell'ano, tiè. Tiè, nell'ano. Wow. Ok. Non ci credo con il coltello. No, vabbè, vaffanculo sì. Non ho parole. No, vabbè. Abbiamo fatto di necessità virtù in questo caso. Che pro. No, vabbè. Va bene, dai. Abbastanza particolare. Ah! Ta 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 ta. Con il coltello, Jill! Boom! Tiè. No, beh, a parte gli scherzi, è stata una gestione abbastanza infelice delle risorse. Ero convinto potessero bastare i colpi della pistola ed il lanciagranate, effettivamente. Comunque fino a quel punto... Ah, Nikolai. Hai davvero fatto un grande favore. Che comunque fino a quel punto non avevo usato, quindi ho detto magari potrebbe andare. Un paio di palle invece. L'ho dovuta sucare fino alla fine e addirittura farlo con il coltello a questo punto. Ah, d'accordo. Alcune ore dopo, nel frattempo... Ai ai, Carlos. Tyrell, mi ricevi? Cosa succede? Jill è infetta. Ora la porto all'ospedale. Forse il dottor Bard può curarla. Ricevuto, ci vediamo lì. Tieni duro, Superstar. Ce la farai. Superstar! Dai che ce la facciamo. Ce la facciamo, sì. Settembre, ore 21:20, Spencer Memorial Hospital. Ok. Resisti, Jill. E resistiamo. Troverò quel vaccino. E lo userò. D'accordo. Andrà tutto bene. Promesso. Ok. E proiettili, va bene. Cassa oggetti, per ora stiamo così. Salviamo, salviamo, sì. Berem, berem. E possiamo andare. L'ospedale, l'ospedale. L'ospedale! Dove si trova? Deve essere nel laboratorio. Occhi aperti, sto arrivando. Ricevuto. Occhi, occhio. Ok. Infatti, esploriamo qua un po'. La zona, la situazione. Ma dovrei essere abbastanza relaxed per il momento. Spray medico? Dove? Non l'ho visto. Ah, eccolo. Perfetto. Questa ha le catene. E qui possiamo andare. Ah, l'ospedale. Non ho tempo per voi. Non ho tempo per voi! Ok.
Oh porca merda. Ma come pazzo? Come cazzo, non pazzo. Come pazzo, cazzo, è possibile che... No, liscio. Perché corrono? Perché corrono? Non correte, siete zombie. Madonna, ma la R di Carlos è abbastanza problematico. Per non dire altro. Ok. Va bene. Ah, ok. No, non questo tasto, scusate. Va bene, andiamo. Bah! Se ne può più, guardate. Ma tiragli una trambata sui denti, ma com'è possibile? Ogni volta. Vabbè. Niente questo. Qui poi servirà G. Dove stai andando? Dove va? Pazza questa donna. Non mi piace per niente l'assalto di Carlos. Giuro. Lo trovo proprio... poco performante. Ah! Eccoti, Mr. Charlie, si sentiva. Benvenuti nell'ufficio del dottor Nathaniel Barr. Indicate il motivo della visita attraverso l'interfono. Attraverso l'interfono? Mangia nastri, mi mangio il nastro. Allora. Non... Dottor Barr, da lì dentro. Sicuramente funzionerà questa cosa, Carlos. Apra la porta! E te pareva? Riconoscimento vocale? Che cazzo è? Un film di fantascienza. Qui che abbiamo? Nota di un'infermiera, 25 settembre. Ogni giorno continuano a portare pazienti affetti da questa misteriosa malattia. I sedativi non fanno effetto e siamo quindi costretti a mettergli la camicia di forza per trasportarli nella zona di isolamento. Il problema è che non c'è più spazio. Bene. E il direttore ci ha ordinato di portare qualsiasi paziente che mostri anche il piccolo sintomo. D'accordo. Ma non sembra ancora esserci modo per curarli. Che cosa possiamo fare? Di certo non guariranno con le nostre preghiere. Ah, vabbè, quello è sicuro. E c'è ancora un'altra cosa che mi preoccupa. I pazienti deceduti non vengono portati all'obitorio come da prassi. Ci è stato riferito che di loro se ne sta occupando un'altra azienda come misura preventiva per evitare qualsiasi rischio di contagio. L'altra notte Miranda ha visto qualcuno trasportare un cadavere passando per la porta proibita. Si chiama proprio porta proibita. Mi chiedo dove diavolo li stiano portando. Ah, chissà. Però se la porta si chiama porta proibita, non è un bel segno. Questa combiniamo. Holy fucking shit! C'è un bel po' di gente qui. Ma sai che io vi direi, uso la pistola, perché onestamente, cioè, mi trovo molto meglio ad usare sta cosa che effettivamente l'assalto. Oh merda, ma quello è vivo. Nell'ano. Ok. Qualcuno è vivo? Lei, per esempio? Balla. Lui balla, ok. Questa è una risorsa, è una... Sto sprecando risorse! In modo, mi sono spaventato tantissimo. No. L'arma giusta! Ok. Va bene. Via. Data. Sembrerebbe... Non è vero? Ora sì. Qua serve la scheda. Ancora. Ma che dobbiamo fare? Signora, ho capito che... Beh, fino a quando non diamo i colpi di grazia qua, i nostri amichetti continuano a farci visita, a tornare. Ok. Questa chiusa, d'accordo. Allora. Oh! Brutta. Bruttissima situazione. Bruttissimo segno questo. Ricordo bene. Speravo di non ricordare, ma ricordo. Allora. Sento un signor Charlie. Lo zombetto.
Lo pestiamo nell'ano. Fino a quando riusciamo, facciamo sta robetta. Stavo scherzando. Devo usare la... Non ancora, non ancora, ci siamo. Tenchiamo finché possiamo. Ok. Secco? No. Bella sta spallata. Ora penso sia andato. A una certa. Mr. Charlie? Ah. Lo sentivo. Ah, eccolo. Non è possibile, non è possibile, non è possibile. Curati, Carlos, please. Carlos, Carlos, ascoltami, amico mio. Io capisco tutto, giusto? Però dobbiamo svegliarci un attimo. Cioè, non è normale tutta sta roba, eh? Dai, famo ste stronzate. E uno. Cioè, che cazzo? Ci stiamo complicando la vita in una maniera... allarmante, disarmante, tutto quello che ante. Non è possibile. Allora, proiettili pistola, d'accordo. Dove siamo? Non lo so. Andiamo. Staff only? Non è vero, io non sono dello staff, è dentro. Questa è ok, la zona sicura. Note di un'infermiera. 27 settembre. Hanno accettato più di 20 pazienti affetti da quella misteriosa malattia. I pazienti in isolamento mostrano delle necrosi agli arti. Iperpiresia, delirio e iperfagia, tutto con iper, ok. Possibile infezione? Ho provato qualsiasi antibiotico. Non è ancora arrivato nessun risultato degli esami del sangue. Uguale, ovvero... chiedere di nuovo. Il dottor Yang, il famoso dottor Yang... è stato morso, quello del 2, è stato morso mentre curava un paziente. Abbiamo disinfettato la ferita, eppure la febbre non scende. Niente sembra funzionare. Nel frattempo, i pazienti in stato confusionale che ci portano diventano sempre più violenti ogni minuto che passa. Abbiamo anche richiamato il personale che non era di turno per avere più aiuto possibile. Dobbiamo fare qualsiasi cosa per contenere questo disastro. Va bene. Un disastro, un disastro, un disastro a tutti gli effetti. Prendiamo questa erbetta. Risalviamo. Non si sa mai. E via. Ok. Altri colpi. Ora andiamo. Allora. Ah, mappa dell'ospedale. D'accordo. Aia. Questo sangue. Brutta roba. Un lucchetto che non possiamo aprire. Altra nota. Note di un'infermiera. 29 settembre. Abbiamo fatto del nostro meglio, ma non c'è più nulla da fare. La situazione è fuori controllo, il numero delle vittime è altissimo e l'infezione si sta diffondendo più in fretta del previsto. Ci siamo arresi. Sono barricata qui, dentro, assieme a quelli che sono stati contagiati. Riusciamo a sentire le urla e le richieste di aiuto che arrivano da fuori. Quelle urla. Ma non possiamo neanche azzardarci a uscire. Sarebbe la fine per tutti noi. Non posso credere di aver abbandonato i miei pazienti. Sono sicura che verrò punita per questo. Non riesco a smettere di tremare. Voglio vivere. Voglio vivere. Ore 21. Dopo aver sentito un elicottero volare sopra di noi, abbiamo iniziato a piangere ed abbracciarci per la felicità, pensando che si trattasse di una squadra di soccorso. Ma non era così. L'elicottero era solo di passaggio, e adesso gli unici rumori che riusciamo a sentire da qui dentro sono i lamenti dei morti che riecheggiano nel corridoio. Non ce la facciamo più. Stiamo per impazzire. Dottor Yang, Ariana, Miranda, Dakota, mi dispiace. Sento qualcosa che si avvicina. Aiuto! Mi sa che si è avvicinato. Mi sa che si è avvicinato il qualcosa. Brutta, bruttissima roba. E... quindi... comunicati dell'amministrazione. Utilizzo dei badge. È severamente vietato portare i badge al di fuori della struttura ospedaliera. In base alle regole vigenti, il personale è tenuto a lasciare il badge nel proprio armadietto alla fine del proprio turno, prima di lasciare l'ospedale.
Grazie per la collaborazione, l'amministrazione 20 settembre. Chiave stanza armadietti smarrita. È stata smarrita la chiave della stanza degli armadietti. Sembra che qualcuno abbia visto una chiave simile nel cortiletto. Fino a quando la chiave non sarà ritrovata, verrà messa a disposizione una chiave di riserva. Si prega di farne richiesta agli uffici dell'amministrazione, alla fine del proprio turno. Amministrazione, 24 settembre. Quindi questa è chiusa. Arca merda, è chiusa. Ok. Andiamo. Dobbiamo cercare, trovare questa benedetta chiave, d'accordo, d'accordo. Da dove iniziare? Non ne ho idea. Proviamo di qua. Ok, ah. Qui non si passa. Qui non si passa relativamente, forse, Carlos. Perché? Beh, intanto vediamo cosa abbiamo di qua. Chiusa, munizioni, d'accordo. Ah, cazzarola, qua posso... ma... Ok, non volevo immediatamente tirarmi di sotto. Però va bene. Va bene. Cosa abbiamo qua? Dei cespugli invalicabili, a quanto pare. Ecco cosa abbiamo. Proiettili dell'assalto. Questa l'abbiamo sbloccata. D'accordo. Va. Andiamo di qua. Sa che devo risalire comunque. Mi sa proprio che ci tocca risalire. Allora. Qua di nuovo l'exit. Di qua. Abbiamo? No. Stiamo calmi. Tu sei andato veramente, ok. Aiuto. Aiuto. Ah, cazzo, una cassaforte. Merda. Nota su un'audiocassetta. Cara Dakota, ho scoperto che è successo alla cassetta del dottor B, dottor Bard. L'ha presa il suo assistente. Uno dei miei pazienti ha visto Abbott prendere qualcosa da un armadietto nella sala delle infermiere e subito dopo si è diritto verso l'ambulatorio. Proverò a dare un'occhiata durante il mio turno di notte. Per ora stai senza pensieri e continua a lavorare come hai fatto sempre. Non mi interessa quanto il dottor B sia famoso nella comunità medica. Non posso assolutamente tollerare quelle molestie e non lascerò che quel maiale distrugga le prove per poi lasciarla liscia, passarla liscia in tribunale. Non ti arrendere. Un'amica. Va bene. Occa. Ecco. Cos'è l'inserviente questo? No. Signor inserviente. Fa sempre un ottimo lavoro, mi dispiace. Liscio? No, l'ho colpito invece. Liscio? Liscio? Colpito? Ok. L'altro si è alzato? Ok. Madonna, ma perché sti movimenti? Dove vai? Sono più... come dire, wobbly rispetto al 2 nei movimenti. Andati? Sembrerebbe. Ma qua abbiamo un'altra zona dove usare il... Ma che cazzo, ma tu... Va bene. Ok. No, wow, wow. Ma cos'è sto posizionamento? Entra velocemente. Va bene. Cos'è Highlander questo zombie? Cioè, va bene essere resistenti, però a una certa. Devi schiattare, cioè. E qua facciamo la tripla. Famo la tripla, ok. Ulla. Brutta roba. Oh, tutti li ho mancati. Ok, almeno ho compensato per quelli mancati. Che tristezza. Vabbè, qua abbiamo sta roba. Basta? Davvero? Ah, ok. Va bene.
Quindi Emma Alt. Ah, un attimo. No. Un attimo, perché mi sono perso. Allora, cazzarola, io Resident Evil 3 non lo ricordo. Non lo ricordo, gente, è una mancanza mia. Giusto, mi sa di qua. Ok, sì. Non ci voglio credere, Carlos. Ah. Chiave? Ma l'avevo mancata completamente prima? Davvero? Ok. Penso di poter equipaggiare comunque l'assalto. Allora. Porca put... No, eh. Incominciamo. Non cominciamo. Dov'era quella porta adesso? Non ricordo dov'era... Questa. Dovrebbe essere questa. Teoria sì. Saprei. Sì. Si usa qua la chiave. Ok. Ok. Mi avvicino un attimo che mi ero allontanato prima. Qui si può buttare, meraviglia. Allora, che abbiamo qua? Armadietti, diversi armadietti. Granata stordente. Oh! Salve! Ah, il badge. Ok. Direi di andare. Avendo preso il badge. Ok. Oh, merda. È arrivato il momento. Ah! Fatti sotto. Bello tu. Che? Ah! No, non farle schivare, non fa ste robe. Vai! Grandissimo, grandissimo Carlos. Bello! Bello! No! Perry è praticamente un Souls-like. Cioè è diventato un Souls-like. Giusto, giusto, giusto signori, perché gli Hunter, avevo dimenticato questo piccolo dettaglio particolare, hanno un attacco che shotta. Sapete che facciamo quindi? Come a me di star qui per 20 minuti con questi figli della merda, ne ho proprio la minima intenzione. Vabbè, proviamo di nuovo però. No. Na. Facciamo una robetta molto migliore, del tipo. Magari eviti di rompere il cazzo, grazie. Cioè, cortesemente. Allora, dove si usava? Ah, si poteva usare di qua? Sì. No, perché visto e considerato che shottano. Hanno un attimo rotto. Cioè. Quindi, usiamo cortesemente e andiamo. Aia, brutta, bruttissima. Meglio schivarli. D'altronde shottano. Ok. Va bene. Proiettili, questo niente. Erbetta rossa. Che non posso prendere.
Lo sapevo io lo sapevo. Questa è una shortcut. Yes. Però mi sa che devo andare qua. Sapete che faccio? Una roba tipo questa. Ok. Meraviglia. Noi facciamo questa robetta qua. Con... Beh, bene. E ce ne andiamo. E tiriamo un'altra. Proprio a titolo così sportivo. Vedi che sei stunnato, friend. Ok. Allora, ragioniamo. La cosa migliore penso sia scendere. Di qua. Scendere di qua e poi... Impugnatura tattica, fucile d'assalto. Va bene. Va bene. Credo faciliti lo shooting. O comunque, ridurre magari il rinculo. E non so, la stabilità comunque in generale dell'arma. Va bene. Ci siamo. Abbiamo il mangianastri. Abbiamo il mangianastri. È finita. Una tragedia. Carlos. Pia tutta... Ula. Ok. Non me lo dire. Vabbè, famo... Ah, ok, si può buttare. Grazie. Stanno sfondando la porta, beh. Avete che video che una granata qua ci sta? Ok. E a sto punto, sti cazzi, no? Perfetto. Magari prendiamoli i colpi. E andiamo. Ora ci siamo. Che cosa ci facessero quei documenti nel suo ufficio? Lo sai con chi stai parlando? Io sono Natalia Park, cazzo! Che... Ecco. Che gentiluomo! No, non ha finito di parlare, vabbè. Gentiluomo comunque, il signor Nathaniel Bard. Dottor Bard! Bard. Oh no. Bard è morto. Gli hanno sparato. Merda, è il vaccino. Chissà chi lo avrà ucciso. Beh, cerca meglio. Prova a guardare nel suo PC. Abbiamo una nota. Invito per la cena di gala. Egregio dottor Bard. Sono... Mi stavo ammazzando? Ok. Sono lieto di invitarla alla cena di gala che si... Perché mi stava scivolando il piede. Che si terrà presso il Central Hotel in data 10 settembre. Sarà un'occasione per scambiarci le opinioni riguardo alla nuova zona medica speciale, ZMS. Ok. Tra gli ospiti vi saranno il sindaco Michael Warren, il capo della polizia Brian Irons e molti altri membri illustri della nostra comunità. Giovedì, 10 settembre 1998, ore 18, The Orient Restaurant, The Central Hotel, primo piano. Sarà un onore averla tra gli ospiti. Cordiali saluti. Greg Tester, senatore degli Stati Uniti d'America. C'è una nota scritta a mano. Nate, farò in modo che il tuo nuovo farmaco venga approvato a metà agosto. Porta i soldi. Abbiamo appena prenotato una suite per il solito festino. Ti piacciono le more, no? Lo ricorderò Irons. Ok. Questo colpo in testa non mi è nuovo. Assolutamente. Ok. Email da Nathaniel Bard. A Greg Tester, oggetto. Rispondi immediatamente. Greg, so che stai seguendo le ultime notizie. Questo virus finirà con il divorare l'intera nazione. I morti si riverseranno su Washington DC come un fiume in piena. Sei in pericolo. Sei sempre stato un caro amico per me e voglio offrirti una possibilità di salvezza. Sono in possesso di una sola dose del vaccino per il virus, il Sacro Graal. E non lo tengo per me o per la mia famiglia o per le mie amanti. No, Greg.
Voglio darlo a te. So meglio di chiunque altro quanto tu sia il futuro del nostro paese. Ma se lo vuoi, Greg, dovrai prima tirarmi fuori da questo inferno adesso. E senza che l'Umbrella lo scopra. Fai pressione al Pentagono. So che hai il potere per farlo. Vedi se riescono ad inviare una squadra di soccorso senza coinvolgere la UBCS. Come si dice, una mano lava l'altra, in memoria di tutti quei festini che abbiamo fatto assieme. Ma ti prego, fa presto. Non ho più molto tempo. Nate. D'accordo. Qui è il capo del BRC, Nathaniel Bart. 29 settembre, ore 23. Ore 23. Sono consapevole di aver fatto una cazzata? Spero davvero che questa registrazione porti a galla la verità. E che il mio onore possa essere in parte riabilitato. Riabilitato. L'incubo di Raccoon City è iniziato con la diffusione di un'arma biologica nota come Virus D. Yes. A crearlo è stata l'azienda per cui lavoro, la Umbrella Corporation. E ho ordinato al mio team di sviluppare un vaccino e ci siamo riusciti. Ok. Ora, alcuni campioni sono qui nel mio ufficio e il resto è nella struttura sotterranea. Ma quegli stronzi dei piani alti vogliono distruggerlo. Non vogliono si sappia cosa hanno creato. E per questo stanno eliminando ogni prova dell'esistenza del virus. Non sono un idiota. So che non mi lasceranno. Mio Dio, Jill lo sapeva. E si è fidata di me. Ok. Cazzo, aia che mal. Madonna la manata. Ok. Sarà qui. E si spera, no? Eccolo. Campione del vaccino. Ce l'abbiamo. Non scherziamo, non scherziamo. Ah, ok, si può, questo si può. Perfetto. Ok, Jill. Ora andiamo. Ora andiamo. Sì, l'ho trovato. Ottimo, ti raggiungo. Ok. Sta attento. Attento? Ma hai visto dove siamo? Sarà un miracolo se riesco ad arrivare tutto intero. Va bene. No! Famo scherzi, eh? Ok. Dove? Di qua? Sì. Oh, porca puttana! Ma stai scherzando? Veloce, ragazzo. Scusi, non ho tempo. Ok. Jill! Presto starei meglio, Jill. Chi è? Ciappa questo. Gnammete. Ok. Forza. Speriamo faccia effetto. Speriamo sì. Cristo. Tyrell, che cazzo è successo? Attenzione cittadini, la rapida diffusione dell'infezione è diventata incontenibile. Il primo ottobre Raccoon City verrà distrutta da un attacco missilistico. Che bellezza. I sopravvissuti devono evacuare immediatamente la città. Non è un'esercitazione. Attenzione cittadini. Merda, ma è domani. In città c'è ancora gente. Credi che all'Ezio Sam gliene freghi? Cazzo. Oh, noes. Lo zio Sam. Ci penso io. Potrebbe andare. Eccoci. Meglio prepararsi. Spray medico. Facile no. Facile non c'è un cazzo, Carlos, quindi prepariamoci con l'armamento. Già ci siamo in realtà con l'armamento. Dobbiamo andare e fare il nostro. Via. Proviamo a chiudere le serrande. Devono entrarne il meno possibile. E come facciamo? Entrerò nel sistema di sicurezza dell'ospedale. Tu tienimeli lontani. Ah, cosa easy. D'accordo.
Resistiamo. Via sto coso. E rompiamo un po' i culi. Detonatore, ok. Adesso ci divertiamo. Ma non lo so, divertiamo, Carlos. Ah beh, ora è molto più stabile. D'accordo. Ora sì, certo. È la mia mira che è poco stabile. Mamma mia. Porca merda. Certo che un assalto potrebbe fare ma leggermente più danno, eh. Leggermente. Ma così, lo dico proprio a titolo... titolo informativo, dovrebbe fare un pochino più danno, no? Mi piace come esplodono. Questa è proprio una stronzata. Il fatto che esplodano. Lo capisco da un certo punto di vista perché... accumulare tutti questi zombie in una zona potrebbe appesantire non poco, no? Il tutto, però manca a farli scoppiare così. Cioè è una roba che normalmente non succede, quindi un... No. Calma, non entra nessuno, calma. Ok. Va bene. Va bene. Ok. D'accordo. Ratatatatatata. Ok. Ah, merda. Come l'interruttore? Oh cazzo! Dimmi che sei andato, ti prego. Ah, qua c'è un borsello intanto. E questo va bene. Ma c'è un po' di granate in realtà. Ah, l'interruttore? Questo? No! No! Levati dai coglioni! Ma non ho parole. Non ho parole. Figa. Vabbè, siamo questa. Va bene. Oh cazzarola, sono entrati un po'. Ok. Calma. Calma. Abbiamo colpi qua, abbiamo robe? Colpi, perfetto. Va bene. E quasi. Muoviamoci però, Tyrell. Cortese. No, ti prego. Ah, ok. No. Che cosa dobbiamo fare allora? Bruttissima situazione. Cazzarola. Oh madonnina. Oh no. No. No 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 no. Carlos. Please. Oh porca merda. Via. Butta sta roba. No. Ok. Poteva andare malissimo. Ma quanto tempo ci vuole? Ok, credo sia andata, si stanno chiudendo. Oh, shit!
Ah! Dov'è? Eccolo. Resisti. Momento, hasta luego. Hasta luego. Quanto? 30 secondi. Stai scherzando? 30 secondi sono un botto. È vivo lui! Cazzo. Oh, cribbio. Tira sta roba. Vai, ce l'abbiamo fatta. Ok. Oh, merda. Ah. Tutto perfetto, perfetto, perfettamente perfetto. Che per il cazzo. La meraviglia è andata, Tyrell. Oh, merda. Bene. Ehi, ma dove vai? Ah. Che pensi di fare? La città verrà polverizzata. Avanti, ti. Chiama il governo. Chiama il governo. Che abbiamo una cura, guadagna tempo. Signor governo! Abbiamo una cura. Certo che ha le palle. Jill. Grazie a Dio, stai bene. Ottime notizie. È tutto finito. La città è salva. La città è salva. Sparami, Jill. Sparami. Gli ha sboccato addosso comunque, va bene. Brutto sogno, brutto sogno, ci siamo. Dove sono? Cos'è successo? Oh. Aia. Attenzione a tutti i cittadini, tra poche ore verrà lanciato un attacco missilistico su Raccoon City. Bene. E quindi move significa muoviti, Jill. Dobbiamo muoverci. Però mi dovete dare 10 secondi esatti. Pausa pipì. Scusate, muto un attimo e vado al quest. Arrivo, arrivo.
Eccomi, eccomi. Amore, realmente... Oddio, ci siamo. Sì. Realmente quella che doveva essere una semplicissima pausa pipì si è trasformata in una... in una grandissima pausa cagata. Però va bene. E... mi dovete perdonare. Ma... la natura ha chiamato in maniera... in maniera importante. In maniera importante. Dove? Qua ci siamo? Ci siamo. Caca time. Sì. Mi ha distrutto. Ulla. Modello raffica. Modello raffica. La vogliamo usare? Sapete che non so se la vogliamo usare? La differenza... ma sì, dai. Almeno si cambia un po', si cambia un po'. Quindi leviamo questa e usiamo quella. Sti cazzi. Allora, come siamo a livello di risorse? Ah, devo togliere immediatamente il lanciagranate e recuperare il pompa, perché è brutta la situation. Quanti colpi di pompa? Prendiamo il fucile e via. La bellezza di 73 colpi di pompa. Ok. Vabbè, ci siamo. Ah. Buongiorno, bella. Buongiorno, Stella. Zucchero. Proprio per niente. Ha fatto tutto caldo. Quel pazzo figlio di puttana ti ha portata qui e ti ha curata. Quel pazzo figlio di puttana. Nei sotterranei. Barda teneva lì il bacino. La città può essere salvata. Pazzo figlio di puttana. Devo farcela da solo. Devo raggiungerlo. Ma non hai sentito l'annuncio? La città sta per essere spazzata via. Sto provando a contattare qualcuno abbastanza per fermarti. Lascia fare a te. È un professionista. Lo sono anch'io. Zucchero, lei è la Zucchero Superstar. Credo che ti farò cambiare idea. La struttura si trova proprio sotto questo ospedale. Ho perso i contatti con Carlos. Preparati al peggio. D'accordo, d'accordo, Tail. Sempre pronti al peggio, allo schifo. Oulà, salve. Morto? Perché sto movimento? Sembrerebbe di sì. Ok. Secondo me sei morto. Allora, con Jill... c'è qualche serratura da aprire. Tipo... una, due. Più o meno. Sopra, se non ricordo male, però. Ma intanto vorrei vedere qui dentro se... è spawnato qualcosa in suo favore. Ah! Sembrerebbe opera di Nicolai. Esplosivo B, va bene. Poi pianta verde, la combiniamo prima di... no, non scarta, non scarta. Jill, per favore, grazie. Combina, esatto. E... basta? Basta? Sembra basta? Sento un Mr. Charlie? Forse? No? No, lo sento, eh? Cazzate? Va bene, cazzate. Namose. Allora. Pompa. E via. Ai ai. E... oh, porca merda. Salve. No, questo liscio terribile. No, questo liscio pure. No, questo liscio pure. Ok. Allora, beh, due colpi messi bene li tirano giù, d'accordo. Allora, questo è il primo da aprire. Ed è uno. E contiene munizioni esplosive. Bellissimo, d'accordo. Tu che arrivi da qua dentro, cosa mi nascondi? Non mi dire nulla. Nulla? Nulla. Va bene. Meraviglia. Ok. E... allora. E allora, sopra. Se non ricordo male, sì, sopra. Birubu 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 birubu.
Allora. Ah, ti ho sentito, eh? Fai i versi. C'è uno in zona. Un hunter è qua. Lo percepisco. Sento la tua presenza. Oh, figlio dell'Androcchia. Eccolo. No. Potresti anche morire, no? Grazie. Lì sotto mi sa che ci si può anche passare. Qui non c'... No, qui non c'erano lucchetti. Teoricamente il lucchetto... Nemmeno... No, qui oddio uno ce n'è, sì. Ah, sto suono. Silenzio. Qui. Ok. E questo è uno. Proiettili Magnum. Proiettili Magnum senza avere una Magnum. Proiettili Magnum. Dov'era la Magnum con Jill? Dov'era la Magnum con Jill? Intanto poserei un po' di robette. Qua. Ok. Del tipo uno via, due via. Per ora via questi e andiamo. Allora, adesso. Qua teoricamente c'era un altro lucchetto. Ah, che cos'è stato? Ah, salve. Ok, molto velocemente prendiamo il contenuto e ci caliamo via dalle palle. Va bene. Oh no. Ok. E via. La Magnum, se non ricordo male, si deve strisciare dove c'era il pertugio. Se non ricordo male, del tipo... Posso passare di qui? Bravissima, brava Jill, brava Zucchero. Superstar, cazzo, c'è un motivo se sei superstar. Qui sotto. Giusto? Eccola! La cassetta. Ah, e piglia sta cazzo de... Ok. Bella. Bella lei. Direi che Questa fa dei possiamo... bei buchi. Questa fa i buchi, sì. Direi che si può anche andare. Si può andare, sì. Ora basta solo ricordare... Dove si doveva andare, effettivamente. Oh, di qua. Qui ci siamo. Ci devo tornare indietro, in poche parole. Di qua. Di qua. C'era una da aprire con il... Ah, là, ok. Dovrebbe essere almeno. Tornando indietro. Allora. Questo? Ah no, no, no. Questo no, però è un lucchetto comunque, ok. Contiene proiettili Magnum, va benissimo, worth it. Ah, teoricamente. Oh, porca puttana! No, non fa scherzi e questi mai sia. Dimmi che sei morto. Teoricamente sì. Opuscolo Spencer Memorial. Benvenuti allo Spencer Memorial Hospital, il cuore del sistema sanitario di Raccoon City, leader del progresso scientifico. Oh, Madonna. Lo Spencer Memorial Hospital fu istituito dalla Spencer Foundation allo scopo di diventare il cardine del sistema sanitario della regione. Oltre ai più moderni ambulatori ed ampi reparti di degenza, questa struttura ospita uno dei più grandi laboratori di ricerca del paese, in cui si conducono sperimentazioni cliniche di nuovi farmaci che cambieranno in modo significativo il mondo della medicina domestica e internazionale. D'accordo, non sembra aver avuto grande effetto, ma d'accordo. E abbiamo aperto anche questo. Oh, abbiamo aperto tutti i lucchetti. Meraviglia.
si procede. Allora, cosa abbiamo qua? Ok, polvere da sparo. Nye. Versi fa. Forse porta ai sotterranei. Forse sì. Ah, t'ho visto. Esplosivo B. Oh cazzo, ho posato l'altro, vabbè. Vabbè. Mi sembra di sentire un Mr. Charlie da qualche parte. No, stavo scherzando, ok. Andiamo. Si scende nelle profondità. Chiudi la bocca che entrano le mosche, Jill. Aia. Ok. Possibile che nessuno all'ospedale se ne sia mai accorto. Della zona sotterranea? O magari se ne sono accorti e volevano nascondere il tutto, no? Potrebbe pure. Che ho fatto? Ah, ok, questo. Possono essere tante robe, Jill. Ok. Wow, che bello. Borsello. Allora, avviso sulla piattaforma. A tutto il personale è stato riscontrato un problema all'impianto elettrico che provoca il sovraccarico dell'intero apparato in caso di utilizzo di più macchinari pesanti allo stesso momento, con la conseguente esplosione dei fusibili. Nel caso in cui questo problema dovesse verificarsi operando con la piattaforma, si prega di utilizzare i fusibili delle centraline elettriche presenti nella struttura per ripristinare la corrente alla piattaforma il prima possibile. Ok. Allora, avendo raccolto l'esplosivo B, io faccio questa roba del tipo combino. Acide va benissimo, ma per ora le poserei insieme ai colpi della Magnum e recupererei quelli... Ah, ok, la polvere da sparo normale e la combiniamo. Combiniamo, combiniamo, perfetto. Allora, salverei. Ok. E via, 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 via. Ah, Nicolai! Beccato, eh? Bastardo. Te. Arrivo, eh? Arrivo, eh? No, becchiamola. Jill, please. Ecco qua. Loro? Ma temo che i nostri giochi finiscano qui. Credi che sia finita? Gran pezzo di merda. D'accordo. I fusibili. Ehi, cos'è stato? Che vuoi? Madonna, che brutto. Oddio, non è che sta pistola mi faccia impazzire, eh? Questa raffica di tre colpi... Un po' sospetta. I tre fusibili. Allora, questo è uno. Questo è uno. Ok. Poi, merda, volevo la Magnum. Forse la dovevo posare ora. Vabbè. Vabbè, ce l'abbiamo. Però non voglio sprecarla così in maniera spregevole, no? Allora, che abbiamo qui? Colpi di pistola, poi una sega, d'accordo, tutto perfetto. Oh, porca me! L'ho visto! Piano, piano con sti bastardi! No, i cani non si scherza. Ecco qua, meraviglia. I cani purtroppo non si scherza. No, per favore levati. Un vicolo cieco. Jill, infilati qui dentro. Grazie. Ok. Allora.
Questa scende. Questa? Sì. Però... ah, questa... riporta sopra, in teoria. Ecco, non mi piace a raffica per un motivo. Io non voglio sparare tutti questi colpi in una volta, quindi... insomma, Porta cartucce e fucile a pompa. Ok. Ok. Bello. Saliamo. Non è il momento adatto. Cosa intendi? Per lui? Ora è il momento adatto. Dov'è? Ora. Questo è il momento adatto. Ok. Allora, il secondo ed il terzo fusibile. Ragioniamo. Il secondo ed il terzo fusibile. Dove sono? Boh, non ricordo. Intanto qui che c'è? Che abbiamo? Abbiamo compagnia. Ok. Ok. Va bene. Tu? Ancora in piedi! Ma figlio mio! Highlander! Scusami! Giovane! Non è per essere... non per sfiducia, ma... cartucce fucile. Ok. Di qua, suppongo. Il secondo. Oh, porca no. Oh, la 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 la. Va bene, ok. Con loro non si scherza, purtroppo. Abbiamo il numero 2. E mi serve il 3. Mi serve il 3? Cazzarola era il 3. Non ho ricordi. Non ho ricordi. Questa è una shortcut. E fin qui va bene. Però no, torna un attimo indietro. Oh. Note di un impiegato. 12 settembre, inviati a N2, maschio 45, femmina 32, smaltiti. Ma smaltiti! Maschio 60, femmina 89. 15 settembre, inviati a N2, maschi 55, 19, femmina 51, smaltiti femmina 76, restituiti femmina 8 non infetta. Gli anni, ok. 22 settembre, inviati a N2, maschi 25, 22, 15, femmine 16, 21, 29, smaltiti 6 esemplari maschi, 9 esemplari femmina. La quantità degli esemplari da smaltire aumenta quotidianamente. Smaltire preventivamente esemplari di età maggiore ai 30 anni. Ah, così, proprio in via... va bene. 24 settembre. Un'infermiera ha notato i trasferimenti notturni, ingressi alla struttura sotterranea interrotti temporaneamente. D'accordo. Va bene, va bene, va bene, va bene. Ma la mia domanda è sempre una. Questo cazzo di terzo fusibile... ah, mi sa di qua? Sì. Sì, di qua. D'accordo. Sali, ricordo, rimembro adesso. Allora. Vai. Jill. Grazie. Allora, intanto prendiamo questa. Sempre bene. Si scende. Brutto suono. Allora. Merda! Ah, vabbè. Ma quando siete voi? Tutti in fila come alle poste, bravi! Madonna, tripletta? E tripletta sia. Va bene. Allora, aspetta, che qui c'è della roba interessante. Questo lo combiniamo così. Facciamo i proiettili della Magnum. Questo lo combiniamo così. Colpi di pistola. Questo lo ricombiniamo a questo. E svuotiamo un attimino l'inventario. Ma in tutto questo... ah, eccolo. Il terzo fusibile. Daje. Ok, ci sono tutti. Ci sono tutti, sì, Jill. Andiamo. Let's go. Merda.
Cazzo! Jill! Sali! Madonna, meno male. I frame di invincibilità mi hanno salvato. D'accordo. Andiamo. Ci siamo, signori. Allora, si torna dove eravamo prima. Intanto direi... posiamo la Magnum momentaneamente. Posiamo i colpi... sì, anche della Magnum, giustamente. Posiamo questo, ok. Salviamo. E si continua. Ok. E andiamo a piazzare... I tre fusi... Dica? La sento lamentarsi. Che succede? Tutto ok. Oh, porca puttana impestata. Riusciamo a passare senza... no. Senza farci sucare vivi. Cazzo. Posa stero... Vai. Uno. Due. Forza, Jill! Tira sta roba. Ok. È andata. È più o meno andata. Ok. Merda, troppo tardi. Jill. Cara. Cosa faceva qui? Giocava a burraco. Cosa faceva qui? Cosa può fare qui, Jill? Oh. Della Magnum. Oh. Facciamo una cosa. La riprendiamo, non questa roba, la riprendiamo momentaneamente, dove sta? Eccola, la combiniamo. Dov'è? Dov'è? Ah, qua ce l'ho, Madonna Santa. Benissimo. E la posiamo, via, e si salva, d'accordo? Si salva e si procede verso quella che risulta essere l'ultima zona del gioco, d'accordo? Ah, rapporto incompleto. 26-9, 1300, infiltrazione in RC. Pochi episodi di disordini, penso sia Raccoon City. Inizio della missione. 1930, penso sia l'orario, senza... ok. 5 agenti dell'RPD hanno ingaggiato un gruppo di 20 individui. Gli agenti sono stati eliminati in 20 minuti. 27-9, 1200, le 12, vabbè. Luogo del test, università. Condotto un gruppo al campus assieme a dei cani. 64% degli infetti, trasformato in 2 ore, 0 sopravvissuti. Ok, 23. Rendezvous con il plotone di MV. Effettueremo una prima prova all'alba. Madonna, che rapporto! 28-9, 0430, condotto un gruppo alla postazione di comando, risultato scontri notturni in un'area con numerosi soldati, video allegato. 0800, termine degli scontri, 7 sopravvissuti. 18-00, arma biologica sconosciuta inviata al punto D18, è sotto osservazione come da ordini, sembra essere alla ricerca di qualcosa. 20-00, arma biologica, parliamo del il Nemesis, sì, ok. 20-00. È entrato in contatto con due Stars, un uomo infetto e una donna. L'arma biologica è all'inseguimento della donna, sì, il Nemesis, ok. 29-9, 00, la donna GV, ah vabbè, Jill Valentine, è entrata in contatto con il plotone di MV. Mikhail Victor? Sì. L'aspetto e il comportamento dell'arma biologica corrispondono a quelli del progetto N. Verifica in corso. 0400, l'arma biologica è in grado di usare armi convenzionali. Il suo unico obiettivo sembra essere l'eliminazione di Jill Valentine e conosce l'intera planina... Ornafatrofio. Planimetria della città. Questo significa che può essere programmato? 0700. Rilevata metamorfosi dell'arma biologica provocata da uno scontro con Jill Valentine. Ah, quindi ci hanno registrato tutto il tempo. Video allegato. Jill Valentine è rimasta infetta, attualmente priva di conoscenza, raccolti i campioni come da ordine. 39. 0030. Sono passate più di 17 ore da quando Jill Valentine è stata esposta al virus. La trasformazione si sta rilevando
rivelando molto lenta a causa della sua probabile resistenza. 0400, vaccino recuperato e somministrato a Jill Valentine da Carlos, non ho idea di quale sia il cognome di Carlos, Ortiz, chiamala lì, così. Un soldato del plotone di... ok, MV, madonna però quanto hanno rotto il cazzo, e Jill Valentine dovrebbe tornare operativa tra 20 ore. Ormai è chiaro che l'arma biologica menzionata è il progetto N. Nemesis, d'accordo. Ogni incontro con Jill Valentine sembra provocare un'evoluzione dell'arma biologica. Farò in modo che entrino nuovamente in contatto per ottenere altri dati. Quindi è tutto uno studio, no? Tutto calcolato. Interessante, interessante. Che hai da dire, Jill? Tyrell. Tyrell. Com'è? Ce l'ho fatta. Bravo. Vogliono negoziare. Non ti vedo bene. Annulleranno l'attacco se... E questo non ti piacerà. Dimmi, dimmi. Se gli consegneremo il vaccino prima del lancio. Aia. Brutta roba. Quanto tempo abbiamo? Qualche ora, forse. A malapena. Ora vediamo di darci una mossa. Muoviamo il culo. Andiamo, andiamo. Fammi strada. Non orgasmare, stiamo calmi. Forse il vaccino è più avanti. Apri, apri. Ah, che fa? Spigne? Tyrell. Dai! Che è questo movimento? Destra, sinistra. Che succede? Calma, calma. Perché? Vai, ti Ma sta volando, Tyrell. Molto bene. Stai fluttuando. Non li poggia i piedi, è un'impressione, un'illusione ottica. Bah, vabbè. Dai! Che? Sono qui, eh? Tyrell! Ehi! So qua, eh? Che cazzo stava succedendo? Va bene. Non si fanno domande. Mi ero compenetrato con la porta. D'accordo. Ah, ecco qua. Jill, lo stai accarezzando più o meno. Ora! Coraggio! Dai, manca poco. Ecco qua. Facciamo ciao ciao con la manina, Tyrell. Ma no. Che fine di merda. Aia. Merda, sì. Ti conviene correre. Ok. Bene. Siamo ufficialmente entrati nell'endgame. La parte finale del gioco. Umbrella Corporation. Brutta roba. Eccoci. Ah, finalmente una minchia di zona illuminata. Cioè, nella live sto vedendo che si vede qualcosa. Era ora. Ma porca miseria. Allora, che abbiamo qui? Ah, madonna, livello 3. Adesso ricordo, forse. Com'è? Va bene. Io, nel dubbio, un colpetto l'ho dato. Ok. Erbetta verde. No, vabbè, siamo ok per ora. Regolamenti impiegati, Nest 2. Ah, ne hanno fatto un altro dopo il primo. Avviso a tutti i dipendenti del Nest 2. Gli obiettivi di questo centro di ricerca sul virus T differiscono da quelli del Nest, il primo, esatto. Il centro di ricerca principale. La nostra missione è combattere le armi biologiche di nuova generazione attraverso lo sviluppo di un vaccino per il virus T e di armamenti in grado di eliminare tali minacce. Questo lavoro può essere estremamente pericoloso, pertanto è categorico che tutti i dipendenti osservino scrupolosamente le regole sulla sicurezza. D'accordo. Si ricorda inoltre che l'ingresso al personale non autorizzato e la diffusione di informazioni al di fuori della struttura verranno puniti severamente. Ricordate sempre che far parte della più grande ricerca di azienda...
Ho switchato le parole. La più grande azienda di ricerca del mondo è un privilegio. Rispettate le regole e insieme potremmo creare nuove e rivoluzionarie tecnologie. Ah, va bene. La mappa. Salviamo. E ci rimuoviamo, ok. Allora, il Nest 2. Teoricamente non è una zona troppo complessa, o comunque lunga, non complessa. Può diventare complessa. Vediamo. Ad esempio. Io dovrei evitare di sparare con il pompa, comunque, ai cadaveri... Merda! Alzati. Ok, torna dove eri. Diario di Isaac Graves. La paga era buona e le condizioni ottime, ma più di tutto mi avevano promesso che avrei potuto contribuire allo sviluppo delle più avanzate tecnologie in campo medico. Per un insegnante di università di provincia come me, era un'occasione che si presenta una sola volta nella vita, il classico terreno da non farsi passar via, ok? Ho deciso di non farmela scappare, esatto. Ho convinto la mia famiglia e ci siamo trasferiti qui, a Raccoon City. Che dire, col senno di poi forse sarei rimasto nella provincia. Qui dentro conducono crudeli e barbarici esperimenti, volti al solo scopo di uccidere gli esseri umani nel modo più atroce possibile. È un inferno, e il mondo deve sapere quello che succede qui. Molte sono stati Molti sono stati i momenti in cui ho pensato di raccontare tutto alla stampa, ma poi penso a Penny e alla piccola Casey. E non credo che sia una buona idea. L'Umbrella controlla questa città. Un dipendente è stato sorpreso mentre tentava di trafugare alcuni segreti industriali. Si sono sbarazzati di lui dando l'impasto a un beta. Cioè, voglio dire, qua ragionano in maniera importante. D'accordo. Ci hanno costretto ad assistere a tutta la scena. Sono stato io ad aver trascinato mia moglie e mia figlia in questa città. Per ora devo solo pensare a fare il mio lavoro, a fare ciò che mi dicono, per il loro bene. Che questo sia il mio testamento per dire al mondo che ho ancora una coscienza. Che mi sia da lezione. Povero Isaac Graves, d'accordo. Ma eri tu? Spiace. Dispiace. Ti è andata male, fratello. D'accordo. Allora. Ok, che abbiamo qua? Polvere, ok, qualità alta, d'accordo. Gente a terra, mi auguro che tu possa rimanere a terra, effettivamente. E... Ah, ricordo. Generato con successo. Ok. Questa cos'è? Che cos'è? Chiavetta di sblocco rimossa. Un USB. Esatto. Una chiavetta USB. Mi piace che è proprio il simbolo dell'Umbrella. Cioè il merchandising dell'Umbrella. Bello, bello davvero. E per qui, aia. Esatto, la sintetizzazione del vaccino. Che noi non abbiamo. Ok. Sintetizzare. Devo farmelo io. Ok, vediamo. Estratto sulla sintetizzazione di vaccini. Il ruoto... Va bene, ragazzi, non ce la posso fare. Oh, madonna. Il ruolo degli antigeni e degli adiuvanti nella sintetizzazione dei vaccini. Dottor Nathaniel Bard, ricercatore capo, Spencer Memorial Hospital. La sintetizzazione di un vaccino nella maniera più efficiente possibile richiede due elementi principali. Un antigene e un adiuvante. L'antigene produce un'immunoreazione all'interno del corpo. L'adiuvante ne amplifica l'effetto con estrema rapidità. Ah, ok. Grazie alla combinazione di questi due elementi è possibile creare una potente base per il vaccino. Processando il preparato con i nostri macchinari è possibile creare una grande quantità di vaccino con una facilità senza precedenti. Inoltre, grazie all'impiego degli ultimi campioni di antigene e Madonna santa, e adiuvante da me creati, verrà garantita una produzione di anticorpi 1000 volte superiore a quelli dei metodi tradizionali.
Questo non solo renderà il vaccino più efficiente, ma contribuirà a eradicare l'infezione. Ok, quindi creiamo questo benedettissimo vaccino. Allora, la chiavetta USB, onestamente, penso si possa usare qui. Qua? No? Sì, invece. Sì, invece. D'accordo. Oh, cazzo! Salve! Oh, no, aspetta. Merda, questi sono belli. Questi sono tosti. Conviene dare un colpetto e muoverci, onestamente. Allora, che abbiamo qua? Gente secca. Quante cazzo di note ci sono in questo gioco? Su Resident Evil 3, e non scherzo, il remake, ci sono più note che gioco. È incredibile. Richiesta autorizzazione armamenti. Egregio dottor Emerson, con la presente chiedo che gli armamenti riservati al team per la creazione di armi biologiche vengano messi a disposizione di ogni impiegato adibito all'accettazione e allo smaltimento delle cavie. Queste ultime non presentano lo stesso livello di minaccia delle nostre armi biologiche, tuttavia ho buone ragioni per ritenere che disporre di questi armamenti sia estremamente necessario. Alcuni soggetti, infatti, hanno sviluppato mutazioni che garantiscono capacità rigenerativa. Che cosa sono? I regeneradores di Resident Evil 4? Il nostro team ha iniziato a riferirsi a tali esemplari con il nome Palehead. Ah, sono questi tizi un po' bianchicci, un po' pallidi. Ok. Quest'ultimi hanno iniziato a manifestarsi con regolarità, ma le cause sono ancora sconosciute. La frequenza con cui i Palehead si rigenerano li rende particolarmente resistenti alle armi convenzionali, e me ne sono anche accorto. Se dovesse verificarsi un qualsiasi evento imprevisto nella nostra struttura, le attuali armi a disposizione ci lascerebbero completamente inermi e incapaci di difenderci. Perché vai a creare questa forma, no? Questa creatura, questa forma organica, biologica, e non crei un qualcosa che possa contrastarle? C'è una roba un po' una stronzata, no? Un po'. Pertanto, chiedo che vengano assegnate a tutto il personale addetto alle operazioni le armi ad alto potenziale, in grado di far fronte a questa nuova minaccia. Grazie a esse saremmo pronti a difenderci in caso di emergenza e potremmo condurre un'eventuale evacuazione in sicurezza. Grazie per la vostra attenzione. Gabriel Reed, responsabile divisione spedizioni. Ok, per i prossimi più o meno 30 minuti possiamo evitare di avere una nota in mezzo alle palle? No, perché vorrei anche giocare il gioco più o meno. Questo cos'è, l'adiuvante oppure il... campione di cultura? Ah, un campione di antigene. Ah, l'antigene, ok. Quindi devo recuperare... Porca merda, il Palehead! Via! Ah, bene, sono un po', eh! Questa scala ha fatto il suo, grazie. Porca merda! No! Dai, il colpo di pompa che non lo senti? Va bene? Gliene è fregata una sega, più o meno. Ma meno male avevo l'erbetta verde a portata di mano. Dove sono? Ma sono tornato indietro? Sono tornato indietro. Bene. Porca merda, siete proprio in mezzo alle palle. Non è possibile. Devo passare in mezzo, signori. Fuori dai coglioni, grazie. Jill. Sono morto? Sono morto? Sono morto? Ma io dico una roba adesso, giusto? Non per fare il polemico. Uno, due... Di nuovo. No, non ci credo. Che cazzo, che palle. Vabbè, molto velocemente torniamo là. Comunque sta roba... Già mi è caduta sulle palle, onestamente. Allora, riprendiamo sto schifo. Cortesemente. Ah, no, non era questo. Non era questo! L'ho capito. Fammi andare a... Sì. Sì, Jill, dobbiamo farlo noi. Perfetto. Te, pia sta cazzo de cosa, salta, va bene. Grazie, di nuovo la chiavetta. Mo, torna indietro. Che palle.
Cioè, che palle, onestamente. Che palle. Dov'era? Torniamo indietro. Vabbè, è andata così. Doveva andare così, vuol dire. La cazzata più grande l'ho fatta nel momento in cui ho sbagliato e sono tornato indietro. Lì mi sono condannato a morte. Ok, ora. Magari... No! Ma scusa, pericolo, ma sti zombie di cosa cazzo sono fatti? In titanio? Ma davvero? D'accordo. Oh, dammi questo. Forza. Adesso. 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 Non come prima, magari. Andiamo. Allora, in testa. Ma, ok. Una granata non ce l'ho, vero? No. Ed è messo, no, di merda. Peggio. Porca mignotta, ma quanti... Ok, ora, ora, ora. Ok, adesso, adesso, adesso. Basta, eh? Basta? Ne sento uno dietro? Vabbè, lo vedo confuso, d'accordo, andiamo di qua. Allora... ok. Allora, combiniamo, direi, sta roba. Ok. E via. Bella sta... questa musichetta. Questa host. Ah! T'ho visto! Ok. Questo cos'è? Spray medico. Buono come il pane. Teniamo premuto qua. Le fonti energetiche. Ok, possiamo andare, d'accordo. Via. Ok. Oh, porca puttana. Bello, belli loro. Minchia se sono dei Tyrant. Questi se si svegliano fanno danno. Porca merda. Vabbè, andiamo. Con calma. Allora. Cosa teniamo qua? Bim 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 bim. Fuori dai coglioni. No, tu no, eh. Madonna quanti siete. Ancora in piedi. Ok. Ok. Esplosivo B. Andiamo. No, mi sono cagato. Mi sono... Va bene. Due colpi di pompa non bastano, quindi tu mi stai dicendo. Bah. Un'altra nota. Io non ce la faccio più. Io non riesco più. Cos'è questa? Lettera di preoccupazioni. Oh, madonna. Mio stimato collega, dottor Frankl. La prego di accettare le mie più sentite congratulazioni a lei e ai suoi colleghi dell'Umbrella Europe per il completamento del Nemesis. Ah, un eccezionale conseguimento nel campo della ricerca delle armi biologiche. L'idea di introdurre un organismo parassito nel cervello di un Tyrant con lo scopo di controllarlo dall'esterno è stata a dir poco strabiliante. Geniale! Geniale, a dir poco. Tuttavia, da un punto di vista prettamente medico, non posso esimermi dall'esprimere il mio disappunto per questo cambio di rotta nelle politiche dell'Umbrella. Introducendo l'utilizzo di parassiti, viene di fatti a crearsi un pericoloso precedente. I virus possono essere soppressi e credo fermamente che sia possibile sviluppare un vaccino per ogni tipo di virus esistente al mondo, con i necessari firmamenti e un numero di campioni adeguato, naturalmente. Ma per quanto riguarda i parassiti, invece, i medici hanno provato inutilmente a sviluppare un vaccino per la malattia. I parassiti come il Plasmodium sono geneticamente molto più complessi del virus T ed è folle pensare di poterli controllare. Forse nel nostro paese
Riuscireste a vendere un'automobile senza i freni, ma qui, in America, le cose funzionano diversamente. Ah, lui la butta sulla retorica. È anche vero che lei ha una laurea in economia, quindi sono certo che avrà già elaborato una brillante strategia di marketing per convincere i detrattori. Spero presto di parlare direttamente con lei il mese prossimo al Forum di Berlino. Nel frattempo cercherò di trovare una soluzione in ambito medico a questo nuovo problema da voi causato. Madonna, quanto colpisce il signor Bard, il buon Nathaniel Bard, PhD, va bene. Sì, Gil, l'abbiamo capito ora, comunque sì, è Nemesis. Eccolo, e questo dovrebbe essere quindi l'adiuvante. Quindi possiamo andare. Esplosivo A, ok. Li devo combinare? Perché non ricordo. Yes! Base per il vaccino. Ora possiamo andare, d'accordo. D'accordo, via. Ci siamo, signori, eh? Si sta andando a creare il vaccino. Per il Covid. Per il Covid, è questo, è proprio questo. Andiamo. Allora. Bim, 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 bim. Via. Ok. Oh, porca! Ecco, lo sapevo, doveva succedere. Non entra nei colpi? No, non ne sento parecchi, eh. Ce l'ho nel culo? Ce l'ho nel culo? Ce l'ho nel culo? Jill? Ok. No! Morti? Cioè, comunque, tre Hunter buttati così è proprio da figli di puttana, se posso essere onesto. Se posso dire la mia, ecco. E siamo tra l'altro feriti. Ah, che meraviglia. Usiamo questa, allora. Nel frattempo combinerei queste. Munizioni acide, d'accordo. E andiamo. Ce l'abbiamo, Jill. Lui? Oh no, un'altra nota. Ultima lettura di uno scienziato. Alla fine è successo quello che noi tutti... Madonna, come sta ittando la colonna sonora? Temevamo, il virus ti è riuscito a diffondersi. Seguendo gli ordini del dottor Bard, sto per avviare la produzione del vaccino. Ho preparato una coltura dell'antigene del virus T. Ora tutto ciò di cui ho bisogno è combinarlo con un adiuvante per potenziarne la risposta immunitaria e produrre una quantità sufficiente di vaccino così da poter salvare gli abitanti di questa bastardissima e fottutissima città. D'accordo. I campioni di adiuvante... Non mi dire dove sono, li ho recuperati. Sti cazzi, ok. Alcune cavie stanno già infestando i corridoi. Devo trovare un modo per ottenere... Li ho trovati. Se non dovessi farcela, prego chiunque legga questo messaggio di completare la sintetizzazione. Trovate un modo per fermare questa epidemia. Siamo tra i responsabili di questo errore ed è nostro dovere porvi rimedio. D'accordo. Ah! Non ha sentito niente la signora. Oh cazzo! No, per favore. X, merda! Ok. Levati dai coglioni, merdaccia! Tu! Fuori dalle palle! Via. Mamma, come sta ittando la colonna sonora sempre. Intanto salverei, in se sa mai. Io ce l'ho una cura così a titolo proprio. Un'erbetta verde, dai, singola, bella, tranquilla. E ci siamo. Allora, il piano. Perché mi sa che tra un po'... va bene, combiniamo questa. La buttiamo qui. Queste per ora le posizioniamo. E basta. Salviamo. E andiamo a sintetizzare il vaccino. Madonna, la song. Ok, via. Muoviamo il culo, Gil. Buttalo dentro. Ok. Oddio, devo fare qualcosa lì, vero? Lo sapevo. Ma qual è il senso? La logica in tutto questo sarebbe di... Devono stare tutti e tre sul verde? No. Allora, come aumentano? Vediamo.
No. Oh, merda. Poco. No. Ah, ok, va a specificare di quanto aumenta. Poco, tanto, medio. E allora io farei... Ah, in questa maniera 10-10. Ah, però questo aumenta di più. Ah. Boh, va bene. Va benissimo. Ok. Sì! Contenta lei. Glu 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 glu. Bello. Bellissimo. Ha un colore meraviglioso, vaccino. E adesso... Ok. Ma quanto è felice. Oh, shit. Ecco. Come al solito, non mi vuole uccidere. Non mi vuole uccidere, è pacifico. Il Nemesis in realtà è pacificissimo. Pacifichissimo. Ok. Jill, ci conviene muoverci. Fuggi dalla struttura. Via! Fuori dalle palle. Forza, girl. Dai, zucchero. Caccia via sta grata. Grande. Che cazzo. Ovunque. Bam. Solletico. Quello conviene sparare. Tac. Ora mi muoverei. Dai, Jill. Ecco qua. Avanti. Dai, dai che ce la facciamo. Su. Dai, su. Oh, merda. Va bene. Oh, merda, mi sa che ci siamo. Mi sa pro... Sì. D'accordo. Signori, scontro finale. Allora, calma. Organizziamo il coltello. A questo punto può anche andare a quel paese. Combiniamo questi. Ok, si possono combinare? No. Due spray vanno più che bene. Io per caso ho altre... Oddio, ho altri colpi di questi. Altri colpi di lanciagranate. I proiettili della Magnum. Però cazzo, non ho spazio per... Ah, vero. Vabbè, scusa, fammi posare questi. E metto questi. Non è vero, stavo parlando della Magnum io. Onestamente, questi 7 colpi non mi salveranno, quindi... Dov'è? Dove erano? Erano qua. Ah, qua. Qua era. Ok. Sono pronto. Più o meno. Andiamo? E andiamo. E io direi di buttare dentro la Magnum di cattiveria. Adesso. Carichiamo qua. Carichiamo qua. Due spray, giusto? E ho tutto pieno, quindi va bene. Io sono un imbecille perché ho preso i colpi del lanciagranate, ma non ho preso il lanciagranate. E due slot. Facciamo che... Va bene, dai. Facciamo... Aspetta, io lo devo caricare, però. Io lo devo caricare. Ok. Quindi posso... Quindi ho svuotato l'inventario, sì. E buttiamo altri colpi di questi. Va bene. Risalviamo adesso, dai. Ora sì, ora ci siamo. Let's go. Oh, merda. Ma che razza di posto è questo? Brutto posto, Jill. Un bruttissimo posto. Ha tirato una laggata importante qua. Bello. Madonna quanto lagga. Ok. Eccoti. Sempre più bello tu, eh. Ascolta, amico mio, amico Fritz,
Madonna mia, che dolore. Oh, ma che cosa abbiamo qui? Nicolai, no! Dalla città sarà. Che pezzo di merda. Più che a me? Forse non sono stato molto bravo a farti capire. Non ci provare! Direi di no. La vita per te potrà anche non avere prezzo. Ma io sono in questo business per fare soldi. Per fare soldi. Quindi facciamo un patto. Tu vai là sotto e affronti il Nemesis. Io registro il combattimento e li vendo. Ah, vabbè, certo, mi sembra. Meglio e forse non mi servirà il vaccino. Mi sembra un affare equo, dai. Va bene un cazzo. Ecco qua. Nicolai, appena ho finito con lui vengo da te, va bene? Facciamo così. A noi due, figlio di puttana. Viecce. Madonna che brutto. Tiè, partiamo con questa. Ok. Vabbè, magari a non lisciare. Nel culo, tiè. No, che è sta cosa? Aia! Bene. In bocca, tiè. Ulla. Bellissima. Ok. Ma, madonna Carlos. Non ha detto quello. Vengo ad aiutartelo. Madonna, ma dimmelo che sto ripartendo. Oh, cazzo. Allora, questa parte sta soffrendo particolarmente a livello di frame rate. Oh, madonna, ora comincia. Ah, pure loro. Ebbene. Siamo nella merda, Jill. Siamo nella merda. Ah! Ok, quindi? Ok. Perfetto. Ammazza quel figlio di puttana! Viecce! Tiè! Tiè! Non so se gli zombie li ho nel culo! Ok. Si è incazzato. Cosa ho preso? Ah, uno spray. D'accordo. Ulla! Bravissimo, quello dovevi fare. Allora, lancia granate! Cazzo! Jill! Via! Ma no! Alzati! Va bene. Di nuovo. Altri arrivo! Aspetta che ha lasciato qualcosa qua. Proiettili pistola. Numero 7! Va bene. E che non cadi? No! Sento! Tu dovresti pensare agli zombie, Carlos. Oh, merda. Destra? Va bene. Andiamo con questo. Ok. D'accordo. Tiè. E potresti anche morire a una certa. Carica questa merda! Va bene. Ripartito. Col suo balletto macabro. Ne arrivano altri. No, basta, basta. Attenta. No, attenta no, Oh, cazzo. Ecco qua. Sapevo io. Fammi calma. Ormai è quasi fatta. Quasi fatta? Ah, se lo dice Carlos. Ok. Va bene. Per quale motivo io sparo e lui non spara? Lei non spara? Qual è la ragione dietro tutto questo? Potresti anche morire più o meno. Va bene. Andiamo così. To cazzo sei duro, me lo spieghi? Carica sta cosa. Schiva! Non schiva! Signori! No, fammi alzare! Non vedo. Carica. Non ho cure. Credo sia finita. Credo sia più o meno finita. No, non me lo devi dire, Carlos. Perché è una tragedia. Numero 8.
Sorpresa stro... Grande! No! No! No, aspettate! No, aspettate! Ferma, ferma, ferma tutto! Ero... Non so se si è capito. Ero morto. Però è partito il filmato. Perché anche lui contemporaneamente... Esatto, è andato. Ora voglio capire se effettivamente sono morto oppure è andata. Credo sia andata. Perché ora dovrebbe esserci un salvataggio comunque. No, vabbè. No, vabbè, perché giustamente teoricamente era andato. Siamo morti nello stesso momento, nello stesso preciso, identico istante. Va bene. E quindi? Ok, io vado avanti. Ci sono? Non ci sono? Sono vivo! Sono vivo! Ero morto! Va bene. Va benissimo, va benissimo. Va più che bene. Però non è finita. Non è comunque finita. Esattamente. Ma una cura. Grazie. Oh. Mi auguro sia l'ultima nota. Perché hanno rotto onestamente i coglioni. Dati tecnici dell'arma. Testo censurato. Nome del progetto. Ferro Magnetic Infantry Use Next Generation Railgun. Vabbè, è un nome di quelli semplici da ricordare. Cannone ferromagnetico da fanteria di nuova generazione, nome in codice FINGER, che sarebbe l'acronimo, ok. Sviluppatore capo, Cornel Garner, ricercatore capo NEST 2, collaboratori esterni, esercito degli Stati Uniti d'America, calibro 60 mm, velocità alla volata 6.000 mm al secondo. Scopo del progetto, soppressione delle armi biologiche di nuova generazione in caso di perdita di controllo. Note aggiuntive: l'incredibile potenza di fuoco consente di non lasciare alcuna traccia del bersaglio eliminato. Impressioni dai test sul campo: quest'arma è davvero cazzuta. Il Tyrant fa i capricci? Fagli vedere il finger, il problema è risolto. Cioè, fagli vedere il dito, ficca glielo su per il... capito? Ha la potenza di fuoco che stavamo cercando. Sarebbe perfetta se fosse possibile regolarne la potenza in uscita. La modalità sul campo potrebbe essere un problema. E se venisse migliorata la piattaforma? Richiede più fonti di alimentazione. Questo potrebbe creare problemi nella sua applicazione pratica. È possibile avere una singola fonte di alimentazione? Non lo sapremo mai. Non lo sapremo mai. Polvere da sparo? Aspetta, prima della polvere da sparo, che siamo nella tragedia in questo caso. Allora, io ho una cura di riserva, se ce l'ho la voglio portare. Beh, oddio, ne ho più di una. Va bene, ne ho più di una in realtà, quindi portiamole. Dov'era l'altra? Eccola qua. Poi io prenderei questa, da combinare a questo punto con questa, ok. La cosa brutta è che non ho più colpi della Magnum. Vabbè, e quindi direi che posiamo questa. Ok. Merda, ma avevo... ce l'avevo la polvere di qualità gialla. Sono un pirla. Era qua. Buttata. L'ho buttata. Vabbè. E... io metterei queste per ora. Salverei. Perché adesso siamo realmente a quello che è lo scontro finale. Cazzis. Va bene. Via. Ho detto via. Ho detto vi... ok. Bastardo. Dammi il vaccino, figlio di puttana. Gran figlio di puttana, aggiungerei. Io amo il denaro. Tu porti il denaro, io amo il denaro. Ora butta l'arma. Ma sparare no. Madonna, io queste cose non le capisco. Va bene. Jill... siamo ufficialmente nella merda, cara.
Eccoci. Hai mai visto una creatura così incredibile? Oh, Madonna. I suoi dati potrebbero valere milioni. Ma... Sai com'è, no? La città sta per esplodere. E per te la vita non ha prezzo. Ridi, Nicolai. Sì. Insegui Nicolai. Ha preso il vaccino. E tu che farai? Non abbiamo più tempo. Me la caverò. Ne sono certo. Va bene. E... Ok. Sai una cosa. Ora ti ammazzo una volta. Ma direi averlo combattuto 4, 5, 6, non so quanto. Ho perso il conto. Forse è arrivato il momento. Viecce. Oh, cazzo. Allora, non ricordo di preciso. Ah, giusto. Ok. Tira fuori sto coso. Perfetto. Questo è il finger, giusto? Eccolo. Ti è cesso. Boom. Ai ai ai. Riattivare. Bene. Merda, devo riattivarlo. Jill. Ci conviene muoverci. Ok. Allora, calma. Eccoli. I bubboloni. Porca Eva. Ah, un colpo mi ha dato e mi ha messo su attenzione. Questo gioco di merda. Ok, la pistola fa il suo sporco lavoro, quindi andiamo con questa. Va bene. Basta, cazzo! No! Ok. È andato? Il... Ok, ora. Vai! Tira sto coso! Muoviti! Prima che si ripia! E questo è uno. Arrivo a fare il secondo? Ci arrivo? Dovrei arrivarci. Dai! Va bene. Ne rimane uno. Ok, si rialza. Va bene, facciamolo. Allora, sono su attenzione. Usiamolo. Non ti è bastato. No. Dai. Apri la merda. Ok. No. Occhio. Ok. Quello. Via. Va bene. L'ultimo. Cazzo! Vaia, va bene, prendo il colpo. Ah, non è l'ultimo. Due, è quello. Ok. Forza! Jill! Chiudiamo questa minchia di faccenda una volta per tutte. Signori, momento hasta luego. Se vedemo, fio de Troia. Ok. Dritto nella boccuccia. Di cheese. Non ho mai sopportato il vizio finale. Yeah. Questa volta penso sia morto. Decisamente. Questa volta sì. Che cazzo. Ok. Porca puttana. Riprendi il vaccino. Ah, bello, ci passiamo in mezzo proprio. Guarda che buco che ha fatto. Andiamo. Nicolai, ora tocca a te. Si scappa più, amico. Allora. Nicolai deve fuggire. Il nest. Ok. Spero che Carlo se lo abbia preso. Dai. Forza! Dai! Posso ancora fermare. Ah!
problemi intestinali, Jill? Ti tieni la pancia? D'accordo. Povera. Ci siamo? Che c'è qua? Niente. Via! Che cazzo è? Si blocca? Ok. Oh, merda. No! I piedi sono sottoterra. Ma che sta succedendo oggi a questo gioco? Non riuscirai a fermarmi. Ok. Ma che l'inquadratura? C'è qualche cosa... No! Gillo, le braccia! Che sta succedendo? Non so e non mi importa. Gli ordini del mio cliente sono... Ma posso buggare ogni gioco? Hanno lanciato il missile. Ma che cazzo succede? Addio, Jack Valentine. Jill, le braccia! Hai dovuto ascoltarmi al momento giusto. Ah, Carlos! Oh, madonna. Massacrato! Ma Carlos, un colpo, dallo! Grande, ok. Ma che succede? Ma veramente... Ma com'è messa? Io non so cosa sto guardando, onestamente. Cosa cazzo sto... Devi farlo! Devi farlo! Non c'è altro modo! Ok, va bene. Tiè! Carlos! No, onestamente, no. Non so cosa dire. Non so cosa... Tra zombie volanti! Ci è mancato poco. Va bene. È abbastanza anticlimatica, anticlimax questa situazione. Ah. E ora, Nicolai? Perché lo hai fatto? Ogni cosa ha il suo prezzo. Persino ridurre il mondo in cenere. Cazzate. Dimmi per chi lavori. Te lo dirò se mi tirerai fuori di qui. Pagherò qualsiasi cifra. Esagerato, qualsiasi cifra. Sei una stupida. Sei una stupida. Se morirò, non saprai mai la verità. Guarda quanto è dura lei, Zucchero. Preferisco scoprirla da sola. Aia! L'ha ucciso con questa frase. Va bene. È finita, signori. È finita. Si chiude qua. Jill, tutto ok? È sta una meraviglia. Ci siamo. Il missile. Madonna. Facciamo ciao ciao con la manina a Nicolai nel frattempo, dopo questo momento. Aia. Oddio, un attimo. Aiuto. Adesso è finita. Addio, Raccusiti. Addio. Aia, porca mignotta, la sedia. Ok, in pieno l'ho beccata. Ok. È come se l'esplosione avesse spazzato via anche tutte le mie emozioni. Non era stato un virus a causare questa terribile tragedia. Ma l'avidità. L'avidità. L'avidità umana. Il potere, la fame del potere. Promisi a me stessa che l'Umbrella avrebbe condiviso le sue ceneri con Raccoon City. Che l'avrei distrutta per sempre. Beh, diciamo che ancora ne passa di strada sotto i ponti, Jill, per distruggerla per sempre. Però nel frattempo, almeno, qui... Si è chiuso. Signori, qua nel frattempo cambio un attimino il title. No, beh, tanto lo devo cambiare dopo. Oppure lo cambio ora. Dov'è? Non trovo
Vabbè, lo cambio dopo, dai. Signori, che dire? Si chiude anche con il 3, in questo caso. Pareri su quello che è Resident Evil 3? L'avevo detto già all'inizio, realmente. Incompleto. Un gioco incompleto, purtroppo. Brutto taglio a quella che è una delle sezioni probabilmente più importanti del gioco, cioè la torre dell'orologio. Per il resto, vabbè. Scelte diversi, Brad. Insomma, situazioni un po' particolari. Frettoloso, un gioco frettoloso, fatto di fretta e furia, quindi non... Ovviamente i risultati non potevano essere diversi. Ma va bene, l'abbiamo portato a termine. Detto questo, voglio, come sempre, ringraziare chi entra in live, anche per poco, chi magari recupera tutta sta disgrazia a parte, chi entra anche solo per salutare, tutti in generale, ecco. E cosa dire? Ora, leggera pausa. Domani me lo prendo come riposo, ecco. E si riparte lunedì, in questo caso, credo sempre di pomeriggio, fortunatamente. Però si continua con la l'antologia del Souls-like. E si parte con Dark Souls 2. D'accordo, ci siamo. Si parte con quello. E cos'altro? Ho già ringraziato. Scusate, è stata una giornata abbastanza stancante. Forse si è anche percepita a tratti nella live. Ma va bene. Non è una cosa che voglio far mancare, anche perché mi piace, mi diverto. Quindi comunque lo faccio con piacere. Questo. Per il resto... Ah, il prossimo, dopo questo, giustamente, a seguire, chiuso con Resident Evil 3, in ordine storico, cronistorico, cronologico, teoricamente, il prossimo dovrebbe essere con Veronica, che ho recuperato di recente, quindi ci siamo. Si può andare con quello. Che dire, signori, io... Ringrazio di nuovo ulteriormente e niente. Come sempre, un saluto dal vostro amichevole Fulmicotone. Un saluto da Resident Evil 3. E basta. Alla prossima.